Ciao a tutti da Max Nova, finalmente siamo arrivati alla fine completa anche di Pokémon Argento, dopo un annetto che non ci mettevo le mani, è ora di usare questo strumento. Per chi non ricordasse dove ho preso la Ladyride, si trova nella parte est di Plumbeopoli, la dà un vecchietto prima di prendere il percorso che porta al Monte Luna. Specularmente nella versione oro, da lui si riceve l'ala d'argento. Non ricordo con esattezza se per riceverla basta semplicemente arrivare lì o bisogna anche avere tutte quante le medaglie di Kanto. Fatto sta che con questa finalmente posso. Oh no, ho sbagliato strada un attimo, ok. Arrivare ai piani superiori della Torre di Latta, perché già ci si può entrare, però dove vado ora, ovvero sulle scale, ci sarebbe altrimenti un saggio che dice qualcosa tipo: ah, solo gli allenatori migliori, bla bla bla, tutte cose. E non fa passare. Ora, attivo anche il repellente perché è pieno di Pokémon selvatici, anche se di giorno ci sono solo Rattata. Di notte i Rattata si trovano al 20%, il restante 80%, tutti Ghastly. Allora, cerco di scalare tutti gli 8 piani della torre più o meno velocemente, devio solo per prendere tutti gli strumenti per far vedere giusto dove si trovano, anche se a questo punto del gioco ormai non sono molto utili. Invece, fortunatamente in Pokémon Oro, le isole spumarine sono già esplorabili tutte. L'ala d'argento serve per levare il saggio che si trova. Ok, questa è la strada per lo strumento. Dicevo che si trova solamente prima della parte più in basso, la camera finale, quella con laghettone. Laghettone, lagone gigante, insomma, la cascata, quella dove si sta Lugia che sguazza. Allora, ci sono vicoli ciechi, tipo questo. Quindi attenzione alle scale anche se salgono. Non tutte quelle che salgono sono buone. Ora io so già che quelle giuste in questo piano sono in alto a sinistra. Però solo per prendere uno strumento dopo sarò anche costretto a rifare questa strada. Allora, la strada giusta qui è quella che costeggia il muro lì a sinistra. Però per prendere lo strumento sono costretto a fare così, ok. Oh, una Carmella rara. Allora faccio così, la uso subito su Gengar che userò durante lo scontro col Pokémon Fenice. Tra l'altro, mi dispiace un po' dover usare lui e aver lasciato indietro Cameron, ma l'unico modo con cui avrò speranza di farcela è utilizzando Gengar. Perché i due leggendari, opposti a quelli di copertina, si trovano al livello 70. E oh, al 70 conosce Pokobomba, Comete, Ripresa e Giorno di Sole. Il gioco tiene conto dei PP dei Pokémon selvatici questa volta, non come in prima generazione. Questo vuol dire che una volta bruciate le sue 5 Focobombe, rimarrà solo Comete come mossa offensiva. Ok, questo piano qui liscio dove non c'è nulla è la metà della torre. Questa è una scala che, grazie ai riflessi sullo spigolo dei gradini, secondo me scende. Dovrebbe salire, ma per me scende. E in sintesi, una volta tolte le focobombe da Ho-Oh, Gengar ha strada libera per addormentarlo, indebolirlo e è immune. Allo stesso modo, penso che anche Lugia sia in una situazione simile su Pokémon Oro. Allora, qui cominciano una delle zone con teletrasporti, devo usare il repellente subito. Ok. Ho preso subito il primo porta a vicoli ciechi, ma entrambi questi vicoli ciechi contengono strumenti, quindi è buona cosa passarci. Questo è uno, una pepita che vabbè, ormai serve a poco. E qui l'altro che non so cos'è. Ok, ah, ok, un Elixir Max. Beh, può sempre essere utile, potrei sempre trovarmi a corto di PPD o Ipnosi o Ombra Notturna. Spero di no, perché farò così, una volta indebolito Ho-Oh, io provo a catturarlo con le Ultra Ball, perché funzionano bene giusto quelle. Se non dovessero funzionare entro poco, non taglio, però gli tiro la Master Ball, perché dai, è l'ultimo, almeno in un gameplay. Insomma, non me ne vogliate, ma lo faccio. Allora, in teoria si è già arrivati alla fine, perché ora, evitando quel teletrasporto per prendere lo strumento in alto a sinistra,
Che è una ricarica totale, ok, va bene. Paracomodo. E qui ci mi sono ingrabugliato. Sono arrivato. Scale per il tetto. Ricontrollo velocemente tutto e poi posso ingaggiare. Jengar alla fine tiene uno strumento. Era una bacca ghiacciata perché avevo preventivato di fargli reggere una fuocobomba col difesa speciale X, ma non si trova qui, quindi niente da fare. La tecnica quindi è sempre la stessa. Radia davanti, ingaggio, flash, flash, flash. E quale delle cose si verifichi prima? Cioè l'andata a segno di 6 flash oppure la fine dei suoi pipì di fuocobomba, switch dentro Gengar e inizia a far festa. Allora, quindi si parte. Ok, lui ha giorni di sole con cui si va a boostare fuocobomba. Non so di quanto però. Allora, ok, primo flash entrato. Ora, fuocobomba dovrebbe fare danno per 2, ma non è esattamente così. Almeno qui. Ne tengo 2? No, assolutamente, assolutamente no, però secondo flash è entrato. Allora, la cosa migliore da fare ora è una bella iperpozione. Tra l'altro sono molto contento che Radia riesca a sopportare tutti questi danni contro un Pokémon di 16 livelli superiore con fuocobomba stab sotto luce del sole, non è male. E chiaramente flash alla precisione del 70% e fa quel che può. Comete entra sempre, quindi nulla da fare un'altra volta. Ed ecco perché Gengar è fondamentale. Terzo flash, usa le fuocobombe. Quarto. Giorno di sole si può fare più di una volta in fila. 5. Quello che mi preoccupa di più però è che lui ancora ha 4 fuocobombe in canna da sparare. Che tra l'altro, mai sottovalutarlo. Può sempre hittare a sorpresa. Tra l'altro sotto la luce del sole, quindi una goduria. Quindi 5 flash, 3 fuocobombe da sparare. E 6. Se non ho, avevo già contato questo come quinto. Aia, non ho. Facciamo una cosa, riprovo poi. Chi se ne frega? Ok, allora può. Ah no, ok, non può più calare. Bene, io a questo punto me la rischio perché dubito che con la precisione a meno 6 riesca a infilare fuocobomba. Allora, io adesso faccio anche lo spavaldo. Uso la precisione X su Gengar. Perché ne ho bisogno. È rimasta dalla parte del Monte Argento. E va bene, vediamo se Gengar è più veloce di Ho-Oh. Non lo è. Non lo è. Attenzione. Ok, vediamo quanti sono per lui 40 PS. Tanto penso che Mangiasogni sicuro gli fa anche meno danni. Ok, quindi ha più di 200. Oh, questo è spettacolare. Gengar chiaramente qui ci schiappa. Ci schioppa. Schioppa la schiappa perché e va a farsi benedire di conseguenza anche il Precision X. Questo è un colpo basso. Questo è un colpo veramente basso. Bassissimo. Allora, rivitalizzante. No, il max non ce lo uso perché non se lo merita. Me la sono legata molto al dito. Allora, vediamo se Canoppi eventualmente ha una mossa per fargli molto male in una botta sola. Non credo. Voglio vedere se con forza riesco a fargli qualcosa, ma comunque ha una difesa e dei PS allucinanti. Ok. Ah, era un critico quello, bello. A sto punto potrei piantare lì Razor Wife e andare di frana, che tanto sono sicuro che non va KO. Poi faccio ripresa. Basta. Beh, chiaramente deve farla. Io lo porterò sotto il 15% solo una volta, poi basta, perché sennò. Perché chiaramente le fuocobombe adesso falliscono, perché fare entrare una fuocobomba con meno 6 di precisione ce ne vuole.
Tra l'altro qui non è che sia mica su rosso, quindi non ha 89 di precisione, dovrebbe aver già 80, forse 85, però comunque. Dopo 6 flash. Allora. Tra l'altro adesso avendo perso il precisione X, hai voglia te a far entrare ipnosi. E chiaramente ripresa. Ad avere dispetto si farebbe molto prima, perché gli si va a bruciare i pipì di ripresa. Ok. Spero che questo sia un sonno lungo e duraturo. Lo so, è una tattica non troppo conveniente, molto noiosa, ma non avrei potuto fare altrimenti. Non posso nemmeno sfruttare la paralisi di Radia, quindi va così. Ok, finché Ipnosi entra al primo tentativo tutto va bene. Anzi, ora potrei anche azzardare un'altra cosa. Perché no? Ok. È ora di riguadagnarci un po' di PS. Il danno chiaramente sarà minimo. Però facesse brutto colpo, perché no? Oh wow, troppo poco. Ok, altre due ombre notturne ci siamo. Ora chiaramente si sveglia, poi ripresa. No, spero di no. Allora, quante ne tiene? No, basta, ne tiene solo una e si comincia con le Ultra Ball. Finché non deciderà di usare ripresa, e a quel punto tiro la Master Ball perché la sto veramente tirando troppo per le lunghe. Ok, un tick solo. Non sono d'aiuto né le Rapid Ball né le Peso Ball perché è lento. Cioè, non... no, lentissimo no, però non è un Pokémon eccessivamente veloce e non è eccessivamente pesante, anzi sì, il suo peso è un troll perché pesa 199 kg e per far funzionare le peso ball bisogna che il Pokémon su cui la si tira pesi dai 201 kg in poi almeno e quindi nulla da fare. Bene, lui si è ripreso e a questo punto fine dei giochi perché dopo sarebbe un'allungata di brodo e basta, non nulla che vale la pena seguire. E con questo si chiude il gameplay di Pokémon Argento. Tra l'altro, se non l'ho detto, c'è un'ultima cosa che vorrei far vedere, che però riguardo Ho, quindi volo giù al centro Pokémon e la chiudo lì. Allora, tra l'altro dal soffitto, qui c'è cioè, dal soffitto, buonanotte, dal tetto, questo non è il soffitto, è proprio il tetto. Si può volare, quindi volo di sotto e vado a prendere Ho dal sistema memoria Pokémon, perché c'è una cosa che devo far vedere che riguarda una piccola grande differenza tra Lugia e Ho, a parte tutto. Allora, lascio giù Zengra che non fa parte del team e prendo la Fenice. Ha uno strumento, cosa che Lugia non ha. Lo strumento si chiama Cenere Magica, in inglese Sacred Ash, mi veniva più in inglese che in italiano. Il suo effetto è quello di essere un revitalizzante max di massa, quindi ce n'è solo una nel gioco. Questa cenere magica, quando viene usata, tutti i membri KO della squadra vengono resuscitati e rifullati. Chi invece è in piedi ancora viene semplicemente rifullato e curato dagli status. Quindi è un revitalizzante max più cura totale, di massa, tutto in uno ed è rottissima. Quindi qui finisce tutta la mia corsa su Pokémon versione argento e da qui penso che fino al 15 di novembre non pubblicherò nulla di troppo impegnativo, forse un paio di video così sporadici e poi arrivano Pokémon Spada e Scudo e ho già dimostrato di essere attrezzato per quando arriverà. Quindi bye bye a tutti e io finalmente vado a godermi un po' di meritato riposo.